benvenute in un nuovo vlog e inizio col farvi vedere queste cosine che abbiamo trovato alla Lidl, proprio per fortuna, perché c'erano delle super offerte per quanto riguarda la linea neonati e ne abbiamo ovviamente approfittato per risparmiare qualcosina, per prendere delle cose utili per la bambina. Ve le faccio vedere subito. Allora, intanto abbiamo trovato le super super offerte sui pannolini, proprio quelli che utilizziamo noi della Loopilu, che vi dico sempre che insomma mi ci trovo da Dio. E taglia 1, ovviamente 2,5 kg perché è piccolissima, e li abbiamo trovati a 2,79 euro, mi pare, anziché 3,69 euro, quindi quasi un euro di sconto a pacchetto. Ne abbiamo presi un pochino, 2, 3, 4, mi pare siano 6, 5 e 6, sì, 6 pacchettoni. Poi vabbè, un pacchetto di carne per una latta di carne Bernala che era finita. E poi guardate cosa abbiamo trovato, guardate che carina la pallina peluche di Minnie, che se non erro fa anche dei suoni, vedete? Questa qua è per dai 3 ai 24 mesi, si può utilizzare, e l'abbiamo voluta prendere perché costavano veramente poco, sono della Clementoni, mi pare o 7,99 o 9,99, però insomma Riccardo gliel'ha voluta prendere. E poi io quando ho visto queste offerte sono impazzita, quindi volevamo prendere tutto, sono sincera, però tante cose erano per i 10 mesi, quindi inutile prenderle adesso, e invece questa dei 3 mesi, così ce l'abbiamo per più avanti. Poi abbiamo preso queste salviettine qua, anche queste in super offerta a 1,60 euro, mi pare, 60 qualcosetta, e ne abbiamo approfittato, abbiamo preso 3 pacchettini perché ho appena iniziato il secondo pacchetto di 3 che avevo della Chicco, quindi almeno sono molto comode per non farle prendere freddo dal bagno al fasciatoio, perché il fasciatoio ce l'ho in camera da letto, il bagno è praticamente all'entrata di casa, quindi insomma prenderebbe un po' freddo, quindi la lavo un tot di volte al giorno ovviamente, però non tutte le volte che fa magari anche solo la pipì le passo una salviettina, ecco. Poi abbiamo anche preso, c'era anche una super offerta per le tutine intere, visto che ci si è resi conto di avere praticamente solo, quasi solo tutine a 2 pezzi che sono veramente scomode, abbiamo preso questa qui di 62 cm, lei è 53 cm, quindi insomma la sfrutterà tra pochissimo, è ovviamente in cotone o caldo cotone, e è una specie di pigiama, insomma, tutina intera, molto carina questa qui rosa. Queste qua costavano veramente poco, ragazze, quindi se trovate ancora l'offerta fino a domenica so che ci sono questi sconti. E dov'è l'altra? Ah, eccola. L'altra invece con questo ricamo motivo floreale, molto molto carino, molto primaverile, a me lo trovo molto fresco, molto, molto di stagione, ecco. E anche questo ovviamente taglia 62, che è un 2-4 mesi, perché se prendevo 01 la sfruttavo niente, e le va anche un po' corta sul piedino, ne abbiamo già una della Loopilu 50 cm ed è già piccola sul piede, quindi non va bene. Ho preferito una cosa più comoda da sfruttare piuttosto tra un mesetto. È bellissima anche questa, e ragazze le trovate a 4,99 euro queste tutine, quindi approfittatene perché la Loopilu a me piace tantissimo, ve la consiglio. E poi niente, ha preso dei wafer, delle cosine sfiziose, anche degli snack, perché oggi vengono dei parenti a trovarci, e i succhi di frutta per Federico, lì c'è il mio Brufen per vari doloretti, e questo qua è il Colinox, che sono delle gocce credo omeopatiche perché ha delle colichette notturne, quindi ci serviva un aiutino per lei, poverina. E basta. Ah, e là si è preso un dolcino Riccardo, mi sa, beccato, non mi aveva detto nulla, va bene.
E niente, queste sono tutte le cosine per la bimba. Sono molto contenta di aver, mio elastico, di aver trovato ancora delle offertine. Ora vado a sistemare tutto e a preparare il pranzo. Per pranzo, Riccardo è andato a prendere Fede a scuola, farò il minestrone che in realtà è già pronto. E qui l'ho già cotto ed è solo da scaldare e da frullare. Ta-da! Eh sì, mi devo organizzare un po' in questi giorni perché sono giornate frenetiche. Anzi, mi stupisce che sto riuscendo a vloggare, però oggi sono particolarmente di buon umore perché finalmente vado a sistemare sto schifo. Cioè, non mi vergogno neanche a farvi vedere lo schifo perché tanto credo si sia comunque visto. Tanti capelli bianchi, ho bisogno di una tinta, di darmi una sistemata, una rinvigorita. E quindi oggi finalmente parrucchiere! Sì, ebbene sì, non ci volevo andare, io sono sincera, ma Riccardo mi ha convinta e anzi addirittura ha telefonato lui al parrucchiere e ha prenotato lui. E da una parte sono contenta che l'abbia fatto perché io non riesco a staccarmi dalla mia piccolina, però ho bisogno di darmi una sistemata, ragazze, c'ho una faccia devastata, quindi ho voglia di vedermi un po' più curata, sistemata. Adesso poi mi rimetterò anche lo smalto perché l'ho messo malissimo di fretta. La bimba si è messa a piangere, si è svegliata. Insomma, non ce la faccio a far nulla. Devo trovare il mio equilibrio. Sembro una pazza isterica con questi capelli. Non so ancora che cosa farò ai capelli. Che schifo, che disastro. Vabbè. Non so ancora cosa farò a questi orribili capelli. Ho già visto delle foto con Ricky prima stamattina, insomma, ho qualche idea in mente, però vedremo dopo cosa combinerò. Sono proprio sciupati, stanchi, pure i capelli. E niente, quindi sono contenta, insomma, che oggi vado al parrucchiere. Si è svegliata la mia polpetta. Ciao amore adesso ci cambiamo, facciamo la pappona e poi papà ti fa tante coccoline mentre mamma va a rendersi un po' più umana. Ma torno subito. Tornata dal parrucchiere, alla fine li ho fatti così, anche se qui non rende assolutamente il colore. Sarebbero violacei qua sopra e rossastri sotto, ma si vede più alla luce perché. Però sono contenta di non aver più i capelli bianchi, ragazzi. E vedete già la luce si nota di più. Ovviamente li ho lasciati lunghi perché non ci penso proprio a tagliarli e mi piacciono moltissimo, poi boccolosi sotto, insomma, pensate da lisci quanto sono più lunghi, sono cresciuti tantissimo durante la gravidanza, mi si sono allungati veramente veramente tanto. Ha fatto tardissimo la parrucchiera, quindi praticamente mi sono persa la visita dei parenti, infatti mi spiace un po', però in teoria avevo l'appuntamento all'1:30, ho detto così ce la faccio, voglio per le 3, 3:30. Invece poi mi ha passata alle 2, mi ha fatto aspettare un'altra signora che finisse, avevano due signore ancora. E quindi tempo della posa della tinta e tutto il resto, vabbè, ho fatto tardi. Comunque mi piacciono un sacco. Salto temporale, ma ormai ci siete abituate, vero? Sì, ci siete abituate. Allora, vi volevo far vedere il regalino che ha portato la zia di Ricky, che è veramente carino per Alessandra, solo che con una mano è un po' complicato. Appoggio un attimo lì. E questa scatolina ovviamente è un fiocchettino rosa, c'era il fiocchetto, ed è veramente veramente carino. È un braccialettino d'oro. Ok, Ale piange, quindi ora volo. Con scritto Alessandra sulla medaglietta, veramente veramente fine. Voliamo, voliamo da Alessandra che piange. Andiamo, andiamo, andiamo.
Vivo per lei perché mi dà pause, notte, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per lei. Io vivo per lei. Allora ragazze, ho allattato la piccola Ale e volevo farvi vedere un pacchettino, insomma volevo aprirlo con voi, che mi è arrivato appunto da Octoly, che ringrazio tantissimo, e da Mercy Andy, che è una marca che sto adorando. L'ultimo gel che vi ho fatto vedere era appunto di Mercy Andy. Spero mi vediate abbastanza dritta, ma vi ho appoggiate sul passeggino, lo confesso. E quindi volevo provarli direttamente con voi per dirvi, sapete che preferisco sempre provare le cose con voi, dirvi come mi sembrano, così a caldo. Allora, si tratta sempre di gel come quelli che come quello dedicato al San Valentino che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog con il pancione. Se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra. Siete un po' storte, però aspettate che mi organizzo un attimino, forse così mi vedete un po' meglio. Non so neanche se c'è lo zoom. Sì, c'era un pizzico di zoom. Allora, i gel sono questi qua. Aspettate che ve li metto vicini, sono troppo carini. Sono di tre colori diversi, sempre con le microsfere all'interno. Queste qua sui toni del verde, questa qui sui toni del rosso e questa qui giallo. Molto molto carine, a me piacciono un sacco queste mini size perché la borsetta sono veramente qualcosa di troppo carino. E sono dei gel sempre lavamani. E voglio provarli con voi, sono curiosissima di sentire i profumi. Leggevo appunto dietro se diceva qualcosa di specifico sulla profumazione. Vediamo un attimino, gel detergente mani, non specifica mi pare. Sì, sherry, c'è scritto proprio davanti, non l'avevo visto, quindi ciliegia. Questo qui è lemon, oh my lemon. E questo qui è vaniglia, black vaniglia, vaniglia nera, deve essere buonissimo, io amo la vaniglia. Allora proviamo prima ciliegia, ne provo un goccetto. Poi amo questi gel di Mercy Andy, che davvero ringrazio tantissimo per avermi inviato questi prodottini, buonissimo. Ecco, è un ciliegia, ma in realtà è molto molto delicato. Quindi non è una cosa nauseante, anzi per niente, sa proprio di pulito, di sapone, più che, cioè ciliegia proprio appena appena, è una cosa molto delicata. Poi voglio provare questo qui al limone. Vediamo sull'altra mano, ne metto un goccino, guardate la microsfera lì. Cola, un po' esagerato. E dicevo, li adoro questi gel perché non lasciano le mani appiccicose, cioè te le senti realmente lavate. No, questo è fantastico, sa proprio di limone, di fresco e di pulito. Questo qua d'estate lo utilizzerò tantissimo, fantastico. Questo mi sa che sarà il mio preferito, non pensavo, perché non amo tantissimo le profumazioni al limone, però quella come gel lavamani è veramente un odore piacevole che fa piacere. Questa qui non ne metto poco, guardate anche qua la microsfera dentro. Questa è black vaniglia, vaniglia nera, molto molto buona anche questa, ed è molto delicata, cioè riescono veramente a mettere una profumazione che solitamente è forte, quindi la vaniglia, che è solitamente molto intensa, molto nauseante. Profumazioni che solitamente sono molto molto intense e nauseanti, loro riescono a renderle veramente molto molto delicate. Quindi questi sono i tre gel che propone Mercy Andy e io assolutamente
Ve li approvo tutti e tre, mi sono piaciuti tutti e tre, ma il mio super top preferito è il limone, quindi se capitate da Sephora li trovate da Sephora, oppure vi lascio il link diretto qui nell'info box, se li provate insomma fatemi sapere. E niente, quindi grazie ancora per questo pacchettino. E adesso andrei a cenare, sto morendo di fame, comunque sono troppo contenta dei miei capelli, mi piacciono veramente tanto, tanto, tanto.